questi giorni il calcio nazionale, calcio internazionale, è stato sicuramente sconvolto da quello che è stato un lutto che ha toccato tutti, quello di Gianluca Vialli, uomo di campo e non solo, che ha scritto delle pagine indimenticabili della storia del calcio tricolore, legando il suo nome alle squadre della Cremonese, della Sampdoria, della Juventus, e poi finendo la sua carriera in maniera magistrale in Inghilterra, al Chelsea, a Londra, tra l'altro città dove purtroppo Gianluca Vialli è espirato nei giorni scorsi. Vialli è stato un giocatore e un dirigente della nazionale italiana che ha lasciato e lascia un ricordo incredibile. In questi giorni i social sono stati riempiti da ricordi di Gianluca, tutte le trasmissioni principali e di informazione hanno dedicato spazio a Vialli, un Vialli che, ripeto, ha lasciato un segno indelebile in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, sia fuori che dentro il campo. E Vialli ha legato anche, seppur solo per una giornata, per qualche ora, anche il suo nome al territorio canavesano. Come con una amichevole datata giugno del 1993, quando la Juventus, dell'allora allenatore Giovanni Trapattoni, venne a Castellamonte appunto per sostenere una sgambata contro i giocatori canavesi, contro la squadra canavesana. Siamo qua con Piero Musso, che oltre ad Buongiorno. essere nome e volto conosciuto da tantissimi appassionati di sport, di calcio in particolare, canavesane, all'epoca era anche presidente del Juventus Club Castellamonte, che appunto si presentò, fu, diciamo così, diede una mano importante nella realizzazione di questa giornata, con Piero che ha avuto anche l'opportunità di conoscere da vicino per quelle poche ore Gianluca, vorremmo fare un piccolo ricordo, ma anche sottolineare come questo suo passaggio a Castellamonte, ancora oggi, a distanza appunto di quasi 30 anni, è ancora ricordato e nel cuore di tanti. Sì, buongiorno innanzitutto. Sì, è stato un bel pomeriggio di sport, in quanto non è che capita sempre di avere squadre come la Juve o il Toro nei nostri campi sportivi. Nel 93 Castellamonte doveva inaugurare il rifacimento di tutto il campo sportivo e quindi sono riusciti anche tramite il presidente Paolo Bono e appunto dell'SA Castellammonte tramite assieme ad altri sponsor e riuscire a far venire questa Juve. Naturalmente noi pensavamo che, come sempre, la Juve magari ti avrebbe mandato metà ragazzini o due o tre nomi importanti. Invece, quando abbiamo visto che arrivò veramente la Juve, quella come volevano vedere i tifosi, e fu una Juve quella che poi da lì fu la base per i grandi successi. Era l'ultimo anno di Trapattoni. Era appena arrivato Vialli, Ravanelli, Di Cagno, era una Juve che si stava trasformando. Mancava Roberto Baggio, che era uno dei più attesi, perché lui era già 2 anni che era Certo. con la Juve, però parlavano già tutti giustamente di Vialli, perché lui arrivava da una Sampdoria che aveva vinto i campionati, aveva fatto la finale l'anno prima di Coppa dei Campioni. E per far felice appunto questi tifosi, perché effettivamente ci furono proprio tanta tanta gente, mi sembra più di 1500 persone Ti quel ricordo pomeriggio. perché venne costruita E, sì, addirittura, diciamo così, una parte in più una di tribunetta a tribuna in più al parte. fondo del campo. E la cosa bella è stata che noi come Juventus Club, io ai tempi ero presidente dello Juventus Club Castellamonte, e c'era possibilità appunto di darle un premio, così noi abbiamo subito pensato a un bel piatto della ceramica di Castellamonte. Certo. Ma la cosa che ci ha colpiti veramente è che Vialli praticamente è stato uno dei primi a entrare in campo, vestito, a fare il riscaldamento. Quindi immaginiamo tutti i ragazzini del Castellamonte di allora che gli correvano dietro per il campo, e lui ha fatto foto con tutti, sempre sorridente, non sembrava che avessimo di fronte un campione importante. E un'altra cosa che mi ha colpito è che quando è entrato in campo era quello che era contento di essere lì a correre su un campetto che lui era abituato a fare, no? A giocare in campi importantissimi, in stadi europei, e non rifiutava nulla, cioè parlava con tutti. E appunto io l'altra sera, quando sono andato un attimino a rivedermi qualche piccola foto di quell'epoca, e mi ricordavo che adesso tutti questi ragazzini che adesso
parliamo del 93. Oggi sono uomini. Tutti uomini che ancora adesso si ricordano di quella giornata, perché è stata veramente fantastica. Un momento importante appunto per il calcio locale. Hai ricordato anche, hai sottolineato come pur essendo difficile, però era molto più facile un tempo avere società di serie A o comunque professionisti che venivano a fare qualche sgambata ogni tanto infrasettimanale sul territorio. Ma appunto la cosa importante era il rapporto col pubblico. Pubblico che aspettava di vedere questi campioni erano reali sotto il punto di vista umano anche. Non era solo tutto più facile e più semplice, no? Perché oltre alla Juve mi ricordo anche un anno che ci fu anche il Toro, la squadra al completo, anche lì sempre a Castellammonte. Però allora veramente i ragazzi, bastava che la società dicesse dobbiamo andare in quel campo a fare quell'amichevole o cosa, e andavano tutti. Adesso addirittura c'è il problema che ogni giocatore ha al curatore dell'immagine, una cosa e l'altra. È un po' come noi quando si riusciva ancora a fare le cene con questi campioni. Certo. E adesso purtroppo quell'epoca lì è un po' finita tutta. Però al di fuori del fatto che, per esempio, Ravanelli, che per noi era il primo anno che era alla Juve, era già un ragazzo, era simpatico, però non era il Vialli. Cioè lui lo vedevi che era si dava un po' di aria, non Ravanelli. Di Calmio sappiamo che anche lui ha fatto una buona carriera, però non è mai stato quel personaggio come è stato Vialli, perché Vialli era proprio uno di noi, sembrava di avere un ragazzo del Castellammonte vicino, non un campione come era Gianluca Vialli. Certo. Tra l'altro, prima di iniziare questa intervista abbiamo ricordato un po' anche che erano tempi completamente diversi. Dicevi, tu sei ancora oggi un appassionato di calcio, sei tifoso juventino, però effettivamente hai sottolineato come un pochettino tu sia ancora legato o rimpianga quei tempi dove c'era un calcio completamente diverso, dove non possiamo definirlo pane e salame, perché c'era il professionismo vero e proprio e i risultati lo evidenziano anche, però un rapporto anche con quello che potevano essere l'insieme completamente diverso. Il calcio era un calcio, quello della domenica, quello infrasettimanale era le coppe il mercoledì, e non come dicevi adesso invece spezzettato, che non riesci neanche più a seguire tutto quello che succede quotidianamente sui campi di calcio. Sì, no, anzi, adesso mi viene in mente un particolare. Qua, ai tempi di Giampiero Boniperti, che era presidente della Juventus, parliamo sempre comunque di queste annate qui, no? Dal 90, dagli anni 80-90, e perché dico che era un calcio diverso? Perché sì, noi come i club della Juventus, come dirigenti, ok, ci davamo da fare, portare i tifosi allo stadio, eravamo sempre impegnati. Però la società ti gratificava, eravamo importanti, il tifoso non è più solo un numero come è adesso, che chi vuole il biglietto deve andare su internet, certo. Non viene più considerato, loro giustamente è un business ormai. Il Giampiero Boniperti dell'epoca arrivava prima di Natale, mandava uno scatoloncino con le foto dei calciatori da distribuire ai soci, e ti scriveva con le spillette, i portachiavi, no? Che il tifoso, come vedeva quello, era felice. Certo, lui di persona ti scriveva due righe con scritto ringrazio questo club, il presidente, il segretario, per questo impegno che voi date per tutti gli anni, e scriveva proprio buon Natale Giampiero Boniperti. Era un qualcosa che ci gratificava nel nostro piccolo. Certo. E quindi era un calcio diverso. Adesso non ce lo sogniamo neanche più, no? Che arrivino delle lettere di ringraziamento, neanche un'email, no? Neanche un messaggio su WhatsApp. Ecco, è cambiato proprio il mondo. Ecco. Tornando a Vialli, per quanto riguarda appunto appassionato e tifosi, e tifoso juventino, quando hai appreso la notizia, quali sono state le sensazioni e le emozioni che hai provato? Perché effettivamente, diciamo, Vialli anche nell'ultimo periodo, lo ricordiamo, l'abbraccio a Mancini, sì, agli europei, il discorso che hanno fatto tanti ragazzi che hanno vestito la maglia azzurra, il fatto che lui è stato non solo un grande calciatore, ma un grande uomo che ha trasmesso anche dei messaggi importanti, che un calcio odierno fatto, come dicevi tu, di business, dove il risultato è fondamentale, perché oggi ci sei, domani chissà, uomini del genere lasciano un segno indelebile, impareggiabile. Sì, ma sì, difatti anche a sentire i ragazzi che hanno vissuto l'esperienza europea,
con lui capo delegazione, ho visto alcune interviste o articoli che hanno scritto dove veramente lui gli ha lasciato qualcosa, ma non proprio solo dal lato del calciatore, proprio dal lato umano. E quindi viene a mancare veramente una persona che ha dato tutto. Il problema è che purtroppo in questi anni si sapeva di questa malattia e uno spera sempre che la cosa vada avanti, però purtroppo c'è stato questo stop. Stessa cosa come siamo rimasti, penso, male tutti, anche per uno come Sinisa Mihajlović, che è un altro grande campione che, pur che io allo stadio, magari certe volte a vederlo quando era cattivo, che, però era veramente una persona onesta, cioè ragazzi che effettivamente hanno dato tutto, e i giovani penso che devono solo imparare, specialmente i giovani che intraprendono queste attività sportive, da questi campioni. Beh, abbiamo visto, appunto, hai parlato di Mihajlović, da allenatore, quando è stato in conferenza stampa al Torino, che quando gli hanno chiesto se il capitano a 22-23 anni con una fascia non aveva troppa responsabilità, non era importante, lui ha risposto: la responsabilità e la pressione la sente le persone che si alzano alle 4:30 di mattino per andare a lavorare 8-10 ore in fabbrica, arrivare a casa e poi portare a casa il pane per mantenere la famiglia. Sono quelle persone che hanno dato un segnale, giocatori e appunto uomini che hanno dato sicuramente un segnale importante. A questo punto cosa dobbiamo aspettarci? Concludo parlando al Piero Musso, appunto appassionato di calcio. Che cosa dobbiamo aspettarci dallo sport, da questo sport che è comunque smuove ancora oggi milioni di persone, basta vedere i mondiali in cui è vero, lontano, una situazione particolare, dicembre, Natale e tutto il resto, però alla fine milioni di spettatori anche in Italia, miliardi di persone che hanno visto questo calcio, un calcio dove ci sono grandi campioni, ma forse manca un qualcosa più di leggerezza come poteva essere un tempo. Sì, quello sì. Teniamo conto che noi, mancando l'Italia, le guardavamo così tanto per guardare qualcosa, ma non è che eravamo tanto felici dentro. E il fatto che noi d'estate eravamo abituati a avere i mondiali sempre a luglio, no? Periodo certo. Caldo, quindi un po' è cambiata questa cosa. E già lì forse ci fa capire che il calcio è solo più business, perché riuscire dopo una vita a cambiare delle date in questa maniera, una regola fondamentale, ecco, io spero che si torni poi nella normalità, no? Dal prossimo 2026. Mondiale che adesso avremo gli europei, che tra l'altro anche lì particolare, perché sarà distribuito in più paesi, non sarà una nazione unica ad ospitarlo, quindi. E come dico, l'importante è che ci siamo noi, che ci sia l'Italia, perché è il nostro un paese che viviamo, no? Di queste cose, di queste soddisfazioni. E l'unica cosa che mi auguro, che invece col fatto che il Covid piano piano se ne sta andando, che dopo gli anni di restrizioni dove tutte le società di calcio, io parlo anche delle società canavesane, certo, o non canavesane, ma tutte le piccole realtà che purtroppo hanno subito tantissimo, no, questa crisi, piano piano si ritorni a riempire questi campi di calcio anche di tanti paesi limitrofi, dove purtroppo non esistono più le squadre, dove una volta erano tutti bei derby, dove si poteva la domenica. Adesso spero proprio in una ripresa. Sarà difficile perché comunque è cambiata anche la mentalità, no? Perché adesso io capisco tutto, il calcetto che sta prendendo posto anche al calcio, che chiunque, è molto più facile andare in cinque a fare una partita da calcetto, non giocare la domenica oppure fare sacrifici, però io spero che piano piano, specialmente, come dico, sarà che io sono un nostalgico, che nella nostra zona piano piano si ritorni al calcio importante anche nostro locale, oltre a quello nazionale, e sperando che ci sia sempre più giocatori come Gianluca Vialli, ecco. Bene, ringraziamo ancora Piero Musso per essere venuto a trovarci, e ci uniamo questa speranza di vedere il prima possibile di nuovo un calcio bello, anche a pane a salame come era una volta nel territorio canavesano, a dimostrazione che qua società ce ne sono ancora di ottimo livello, però è anche vero che nella crescita, anche nella possibilità di dare ai ragazzi di esprimersi al di fuori di quello che purtroppo sono stati gli ultimi 2 anni di chiusura anche in casa, ci possa tornare a correre dietro un pallone su un campo da calcio, ma anche solo all'oratorio, che era effettivamente poi il posto dove nascevano grandi campioni, tra i quali uno
Gianluca Bialli. Grazie ancora.